Per senso anche etico, non ce la siamo sentita di fare investimenti particolarmente esosi e neanche minimamente paragonabili a quelli degli anni precedenti. Non ce la siamo sentita neanche però di non fare nulla, anche per dare un senso di normalità alla città, per un senso di speranza. Il Natale così ad Arezzo si vestirà di luce anche in un anno così difficile. Infatti, in piena emergenza Covid, il centro storico comunque non si spegnerà grazie a Christmas Light. Non molliamo, non ci abbandoniamo al buio, a un Natale buio, faremo delle piccole cose, con particolare attenzione all'investimento che sarà ovviamente limitato. Non sarà il Natale ovviamente degli anni precedenti, a quali, la Fondazione Intucci aveva abituato, però deve essere un segno di lento ritorno alla normalità. Vogliamo dare una mano alle attività commerciali locali, perché magari con un addobbo, con un decoro urbano migliore possono recuperare qualcosa di tutto quello che hanno perso in questo periodo. Sarà così un Natale light nel senso di leggero ma anche di luce. Saranno infatti le installazioni luminose che la Fondazione Arezzo in Tour sceglierà per il periodo natalizio a dar vita alla città. Nella speranza poi che il governo riapra i negozi, che quindi ci possa essere un piccolo slancio economico in questo fine anno che purtroppo è stato disastroso. Quindi l'idea comunque investimenti bassi, dovrebbe dare una mano anche la Camera di Commercio, in modo che si possa però, diciamo, posizionare nella città delle attrazioni luminose che possano un po', diciamo, abbellire la nostra città e ritrovare un po' di fiducia a tutti, perché poi purtroppo dopo i grandi anni della città del Natale, quest'anno saranno comunque dei mesi abbastanza difficili per tutti. Quindi l'idea è comunque investimenti limitati, però dare un po' di vita alla città. Alle installazioni e ai decori previsti da Arezzo in Tour si aggiungeranno poi anche quelli che l'amministrazione comunale direttamente sta già predisponendo, ossia l'illuminazione delle rotatorie di Piazza Guido Monaco con il classico albero di Natale, ma anche qualche altra novità grazie al lavoro del personale della manutenzione.